Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. L'ho preso Bruno Farmaceutici S.p.A. Ultimo aggiornamento. 15 settembre 2022. Cos'è l'ho preso? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere l'opresor durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è l'opresor? L'opresor è un farmaco a base del principio attivo metoprololo tartrato, appartenente alla categoria degli beta-bloccanti selettivi e nello specifico beta-bloccanti selettivi. È commercializzato in Italia dall'azienda Bruno Farmaceutici S.p.A. L'opresor può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: l'opresor 100 mg 30 compresse rivestite con film, l'opresor 200 mg 28 compresse a rilascio prolungato. Informazioni commerciali sulla prescrizione: titolare Bruno Farmaceutici S.p.A. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe A, principio attivo metoprololo tartrato, gruppo terapeutico beta bloccanti selettivi, forma farmaceutica compresse rivestite, indicazioni ipertensione arteriosa sia in monoterapia che associato ad altri farmaci antipertensivi, per esempio diuretici, vasodilatatori periferici o ACE inibitori. Angina pectoris. Profilassi a lungo termine. Per alleviare le crisi acute, si dovrà usare, se necessario, la nitroglicerina. Infarto miocardico conclamato o sospetto, come prevenzione secondaria dopo l'infarto miocardico. Turbe cardiache funzionali con palpitazioni. Prevenzione dell'emicrania. Posologia popolazione generale, si consiglia di individualizzare la posologia e di seguire il seguente schema posologico. Ipertensione arteriosa, l'opresor 100 mg compresse rivestite con film 100-200 mg al giorno, sia come somministrazione singola, al mattino, che in due dosi frazionate, mattina e sera. L'opresor 200 mg compresse a rilascio prolungato 1 compressa al mattino. Angina pectoris, l'opresor 100 mg compresse rivestite con film 100-200 mg al giorno, in due dosi frazionate. Se necessario, il dosaggio può essere elevato a 400 mg. L'opresor 200 mg compresse a rilascio prolungato 1 compressa al mattino. Infarto miocardico fase acuta. Il dosaggio raccomandato può essere adattato sulla base dello stato emodinamico del paziente. Terapia di mantenimento. La dose orale di mantenimento è 200 mg al giorno, in due dosi frazionate. Il trattamento va continuato per almeno 3 mesi. Turbe cardiache funzionali con palpitazioni e prevenzione dell'emicrania, l'opresor 100 mg compresse rivestite con film 100 mg al giorno, in somministrazione unica al mattino. Se necessario, il dosaggio giornaliero può essere elevato a 200 mg, somministrati in due dosi frazionate, mattino e sera. L'opresor 200 mg compresse a rilascio prolungato 1 compressa, in somministrazione unica al mattino. Popolazione pediatrica: non sono stati effettuati studi pediatrici. Non sono state stabilite la sicurezza e l'efficacia di l'opresor nei pazienti pediatrici. Insufficienza renale: non sono richiesti aggiustamenti posologici di l'opresor in pazienti con compromissione della funzionalità renale. Insufficienza epatica e livelli ematici di metoprololo possono aumentare sostanzialmente in pazienti con compromissione della funzionalità epatica. Pertanto, l'opresor 100 mg compresse rivestite con film o l'opresor 200 mg compresse a rilascio prolungato devono essere somministrati iniziando con basse dosi e aumentando le dosi con cautela in accordo con la risposta clinica, vedere sezioni 4, 4 e 5, 2. Anziani, 65 anni, non sono richiesti aggiustamenti posologici di l'opresor nei pazienti anziani, ma il farmaco deve essere somministrato con cautela a causa della maggior probabilità di eventi avversi. In particolare, è opportuno monitorare tali pazienti per una riduzione eccessiva della pressione arteriosa o della frequenza cardiaca, vedere sezione 4, 4. Modo di somministrazione: le compresse non devono essere masticate e devono essere assunte con un bicchiere d'acqua. L'opresor dovrebbe sempre essere assunto in relazione regolare rispetto ai pasti. Se il medico consiglia al paziente di assumere l'opresor o prima della colazione o durante questa, il paziente dovrebbe continuare ad assumere l'opresor con lo stesso schema per la durata del trattamento.
L'Opresor 200 mg compresse a rilascio prolungato può essere assunto a stomaco pieno o vuoto, preferibilmente al mattino. L'Opresor 100 mg compresse rivestite con film deve essere assunto a stomaco vuoto. Controindicazioni: ipersensibilità nota al principio attivo, ai farmaci ad esso correlati o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Ipersensibilità ad altri beta-bloccanti, può verificarsi sensibilità crociata tra beta-bloccanti. Blocco atrioventricolare di secondo o terzo grado. Insufficienza cardiaca scompensata, bradicardia sinusale clinicamente rilevante, frequenza cardiaca inferiore a 45-50 battiti barra minuto. Sindrome del nodo del seno. Gravi disturbi del circolo periferico arterioso. Shock cardiogeno. Feocromocituma non trattato, vedere sezione 4-4. Ipotensione. Grave asma bronchiale o storia di grave broncospasmo. L'uso di Lopresor è controindicato in pazienti infartuati con frequenza cardiaca inferiore a 45-50 battiti barra minuto, intervallo PR superiore a 0,24 secondi, pressione sistolica inferiore a 100 mmHg e barra o grave insufficienza cardiaca. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: affezioni broncospastiche, generalmente i beta-bloccanti, incluso Lopresor, non devono essere somministrati a pazienti con affezioni broncospastiche. Tuttavia, grazie alla relativa cardioselettività del metoprololo, Lopresor può essere somministrato con cautela e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Interazioni con farmaci il cui uso concomitante non è raccomandato. I seguenti farmaci possono aumentare gli effetti o le concentrazioni plasmatiche di metoprololo calcio antagonisti. Uso endovenoso, i calcio, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Lopresor insieme ad altri farmaci come Altiazem, Angizem, Diladel, Diltiazem Doc generici, Diltiazem EG, Diltiazem Milan Generics, Diltiazem Ratiofarm, Diltiazem Sandoz, Dilsene, Gilenia, Isoptin, compressa a rilascio modificato, compresse rivestite, Isoptin, soluzione, uso interno, Negoti, Propatenone Accord, Propatenone Doc generici, Propatenone EG, Propatenone Pensa, Propatenone Ratiofarm, Ritmonorm, Tildiem, Verapamil Doc generici, Verapamil EG, Verapamil Exal, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Lopresor durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Lopresor durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza: esistono solo dati limitati sull'impiego di metoprololo in donne in gravidanza. L'esperienza con metoprololo nel primo trimestre di gravidanza è limitata, ma non sono state segnalate ad oggi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari durante il trattamento con Lopresor: possono verificarsi capogiri, affaticamento o disturbi visivi, vedere sezione 4-8, che possono interferire negativamente sulla capacità di guidare e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati: le reazioni avverse osservate negli studi clinici sono elencate per classe di organi e sistemi MEDRA. All'interno di ciascuna classe, le reazioni avverse sono ordinate per frequenza, con la reazione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: segni e sintomi. Un sovradosaggio del farmaco può determinare l'insorgenza di una spiccata ipotensione, bradicardia sinusale, blocco atrioventricolare, infarto del miocardio, insufficienza cardiaca, shock cardiogeno, arresto cardiaco, broncospasmo, deterioramento dello stato di coscienza, o anche coma, convulsioni, nausea, vomito, cianosia e morte. L'assunzione contemporanea di alcol, antipertensivi, chinidina, barbiturici aggrava i segni e i sintomi. Le prime manifestazioni di sovradosaggio insorgono da 20 minuti a 2 ore dopo la somministrazione del farmaco. Gli effetti di un massiccio sovradosaggio possono persistere per parecchi giorni, nonostante il declino delle concentrazioni plasmatiche. Trattamento: i pazienti con sovradosaggio di beta-bloccanti devono essere sempre ospedalizzati in modo da monitorare le funzioni vitali, funzionalità cardiaca, emogas analisi, parametri biochimici. Se opportuno, dovrebbero essere istituite misure di supporto d'emergenza, quali ventilazione artificiale o regolazione della frequenza cardiaca. Anche se apparentemente in buone condizioni, i pazienti che abbiano assunto dosi che provochino un modesto sovradosaggio dovrebbero essere osservati attentamente per almeno 4 ore per evidenziare sintomi di avvelenamento.
In caso di sovradosaggio orale potenzialmente pericoloso per la vita, induzione di vomito o lavanda gastrica, entro 4 ore dall'ingestione di Lopresor, e barra o somministrazione di carbone attivo per rimuovere il farmaco dal tratto gastrointestinale. Difficilmente l'emodialisi apporta un utile contributo all'eliminazione del metoprololo. Altre manifestazioni cliniche di sovradosaggio dovrebbero essere gestite in maniera sintomatica sulla base dei moderni sistemi di terapia intensiva. Dopo un episodio di sovradosaggio può verificarsi il fenomeno da sospensione di beta-bloccanti, vedere sezione 4.4. Proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica. Beta-bloccanti cardioselettivi, non associati codice ATCC07AB02. Il metoprololo è un beta-bloccante cardioselettivo che agisce sui beta-1, recettori adrenergici, prevalentemente localizzati a livello cardiaco, a dosi più basse di proprietà farmacocinetiche assorbimento dopo somministrazione orale di compressi convenzionali. Il metoprololo viene assorbito rapidamente, in maniera uniforme e quasi completamente lungo il tratto intestinale. L'assorbimento del metoprololo dall'Lopresor 200 mg compresse, dati preclinici di sicurezza tossicità riproduttiva. Gli studi di tossicità riproduttiva in topo, ratto e coniglio non hanno evidenziato potenziale teratogeno del metoprololo tartrato. Embriotossicità e barra o fetotossicità in ratti e conigli sono state osservate. Elenco degli eccipienti Lopresor 100 mg compresse rivestite con film carbossimetilamido sodico A, silice colloidale anidra, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, ipromellosa, olio di ricino poliossidrilato idrogenato, talco, titanio diossido. Lopresor 200 mg compresse farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Lopresor a base di metoprololo tartrato sono Lopresor, metoprololo aurobindo, metoprololo doc generici, metoprololo EG, compressa, metoprololo Exal, Siloken, compressa a rilascio modificato. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.